sembra la cera, non più. Di certo non Johnny, che è uno che non ha mai scritto niente, non serve nemmeno una teoria. Tom Ward diceva serve una teoria per andare a vedere l'arte contemporanea perché non si può più vedere con gli occhi. Ma chi è che certifica il valore? Già il curator è vecchio. Il valore è certificato dal mercato. Il mercato è un oligopolio perché ci sono pochi player. Le due case d'asta maggiori, Sotheby's e Christie's, fatturano 12 miliardi di euro in due, Gagosian 1 miliardo, poi ci sono i musei pubblici importanti, e quindi sono pochissime persone che determinano chi salirà e chi no. Quindi l'arte contemporanea non è più un fatto di né collettivo, né comunitario, né culturale, ma assolutamente di tipo economico. Allora, ci sono molte critiche a questo sistema marxiste, molte critiche capitaliste, però è ovvio che essendo un oligopolio dove ci sono pochissimi player, e dove questi player sono di solito dei grandi mecenati, per esempio della moda, non a caso Pinot che a Gucci ha comprato Christie's, è ovvio che l'arte non deve essere più un'arte che resiste, non deve essere più un'arte che celebra la bellezza, deve essere un'arte che deve essere consumata il più velocemente possibile, fruita, digerita, masticata, in modo che se ne possa comprare un po' come gli abiti la stagione successiva. Quindi secondo me questa idea, non so se ti ho risposto, però insomma, ho cercato. Sì, io sono un po' in dubbio adesso se la prossima domanda è fatta una sul tema generazionale oppure sul mercato, invece continuerei sul tema del mercato. Racconto un progetto velocemente che noi come gruppo abbiamo vinto come Comunità Europea, che era un Merigorì, che è un progetto di scambio di formazione, 4 milioni e mezzo di euro, e sostanzialmente funzionava sulla costituzione di un modello predittivo che serviva, quando mi sono anche fondamentalmente di finanza, di capire come naturalmente potevano essere gestiti i fondi legati al mondo dell'arte e fare in modo che non ci fossero più delle commissioni o delle board che potessero decidere cosa comprare e non comprare, qui parliamo di mercato drogato, ma ci fosse alla base di questo naturalmente un algoritmo che poteva studiare dal 45 ad oggi in 5 paesi europei tutto quando è stato venduto, come è stato comprato e come è stato venduto, cioè un'opera d'arte. L'operazione durava 2 anni e noi non abbiamo mai trovato così tanta resistenza, perché poi fondamentalmente servono i dati, il futuro è legato ai big data, il futuro purtroppo è legato a algoritmi. E questo è stato il fatto, noi tra i mercati primari e i mercati secondari non siamo mai riusciti ad avere un dato, le gallerie non ce ne hanno dato nessuno e le grandi case d'asta, a parte quei dati che sono pubblici, ci hanno un po' messo in difficoltà. Quindi il mercato deve esistere, ma il mercato d'arte contemporanea, mi dispiace, non è un mercato, è un mercato gestito poco e quando ci sono degli oligopoli di questo tipo oggi non si può chiamare io mercato. Io non ne parlo così strettamente, però gli indici di mercato a cui fa riferimento Stefano sono delle cose che oggi esistono. Non a caso l'indice di mercato per l'arte contemporanea più famoso, si chiama May Moses, due professori universitari, è stato comprato da Sotheby's, non si sa quanto, io immagino svariati milioni di euro, ed è un indice che studia dal 700 in poi come è andata l'arte e su cui poi si baseranno gli acquisti delle, diciamo, persone ricche consigliate appunto dalle... Però è così, devo dire che oggi sopra vedo anche Beatrice Gallori, che è invece una giovane promessa dell'arte contemporanea italiana. Il problema è che pochi artisti diventano iperquotati in un modo incredibile. Cioè voi un Caravaggio, se ci fosse oggi un Caravaggio in giro, comunque c'è un Rubens, un Tiziano in giro con 3, 5, 10 milioni lo comprate. Jeff Koons, che è una replica nemmeno fatta da lui, costa 25 milioni il cane in acciaio. Quindi ci sono delle quotazioni talmente alte. Perché? Perché l'arte contemporanea, questo diceva Denzel Tom Wolfe, è diventata un sistema di accreditamento, un ascensore sociale. Quindi tutti i nuovi ricchi, indiani, cinesi, giapponesi, brasiliani, usano l'arte contemporanea, che deve essere valere milioni e milioni, come ascensore sociale. Quindi non c'è più una discussione di tipo culturale intorno all'arte contemporanea, ma questo costa, quindi vale molto, e io lo voglio perché sono ricchissimo. Quando vengono i miei amici che hanno comprato la Ferrari, gli faccio vedere che ho comprato una cagatina che costa 3 volte la Ferrari. Quindi è un ascensore sociale nel mondo, un mercato che vale 80 miliardi, quindi è un mercato che insomma produce un sacco di roba e quindi insomma, che va guardato anche dal punto di vista economico con attenzione. Stavo buttando
dando un'opera d'arte. Io ho le foto, così le foto poi arriviamo sulle foto, ovviamente. Volevo entrare un po' anche un po' all'interno di Crespi giovane, perché a un certo punto usciti un film conosciuto da molti, però per me ha rappresentato, anche se un film è prettamente commerciale, ha rappresentato molto, ha raccontato molto, un passaggio generazionale tra un vecchio giocatore di biliardo che era rappresentato da Paul Newman e la nuova leve che erano quelle di Tom Cruise. Paul Newman a un certo momento gioca a stecca in un certo modo e guardando il giovane allievo dice: tieni la stecca in un modo in cui io non ero abituato a tenere la stecca. E lui risponde, il giovane Tom Cruise dice: ora tutti usano la stecca in questo modo. Mi è piaciuta la citazione, mi è piaciuto e mi farebbe piacere capire che cosa ha rappresentato te, cosa l'ha rappresentato di importante, come quel passaggio lo riesci poi a interpretare nell'attuale passaggio generazionale in ambito dell'arte contemporanea, in ambito dell'arte degli artisti, che in realtà forse non c'è mai stato. Diciamo che ovviamente Tom Cruise dice: se oggi ci si gioca così, si gioca così. È una tautologia. Quindi se oggi l'arte è questo, è questo. Ma contrariamente, diciamo, ai critici più avvertiti, vedono che la storia dell'arte sia progressiva e quindi che l'arte contemporanea sia una macchina di comprensione del mondo. Quindi che si spinge, ogni opera si spinge sempre un poco più avanti per capire il contemporaneo. Quindi io faccio il cesso, poi tu fai la merda d'artista, io poi faccio il cesso d'oro. C'è sempre un approssimarsi, come diceva prima, ti rispondo adesso, però prima che ho capito, mi sono ricordato. C'è sempre un approssimarsi, quindi un'idea progressiva dell'arte. Io invece sono convinto, sono vichiano, sono convinto che quest'arte scatologica, inutilmente provocatoria, sia uno stile, e come tutti gli stili a un certo punto finirà. Ci troveremo un giorno, da quando è nato Caravaggio, voi lo sapete, ma non è, il 500 è morto. Caravaggio ha avuto una ricezione così veloce che manco internet. Dopo 5 anni che avevano visto le sue opere, tutti dipingevano la moda di Caravaggio in tutta Europa. Nessuno diceva: Michelangelo, no, è roba vecchia. Quindi diciamo che noi ci troveremo a un certo punto che chi ha collezionato gli emoritratti fatti col sangue dell'artista, pagandoli 1 milione di euro, si troverà il famoso squalo di Demiano, si troverà uno squalo e non saprà che cazzo farsi. Quindi, perché cambierà lo stile e noi diremo: ma guarda, ma lì è orrenda, è Dio! Magari tornerà lo stile della bellezza, non lo so. Quindi spero di vederla, nonostante io non sia così importante, non far cambiare, se non ha pochi adepti come voi, l'idea, io spero che invece sia uno stile, quindi di vedere finire quest'arte. Perché quest'arte della dissacrazione, che però vale milioni e milioni di euro, è chiaramente forzata. Non ha nessun collegamento col reale. Nessuno. Perché la maggior parte del mercato è fatto di gente che si compra un quadro, va a casa, lo appende in salotto, e se lo guarda, cerca quello che gli economisti chiamano dividendo estetico, è confortato, magari gli piace perché è uguale al colore del divano, e non c'è nulla di male, perché l'arte è anche decoro. Tutta la grande arte antica è stata soprattutto decoro. Adesso il decoro, se qualcuno dice decoro, dice: ah, sei un fascista, sei un nazista, sei un fobista, sei un greco, ah, San Tommaso, Aristotele. L'arte è quella, perché io mi devo portare. Io sono andato in America a casa di un collezionista, in questa casa di Wright, qui aveva dentro gli emoritratti fatti del sangue dell'artista, ma lui dormiva in un'altra villa. Cioè, portava a vedere quello, lui dormiva in un'altra parte, e ci credo, tutti alzi di no. Poi, il bisogno, anticipo se della parola della sua bellezza, il bisogno di un sito nostro di bellezza. No, questa allora è troppo, perché è proprio centrale. Allora, però faccio vedere la prima, perché io l'ho diviso anche in temi. Uno dei temi più affascinanti, mi dicevo, è la scatologia, quindi deiezioni e ammendicoli vari. E qua c'è una bellissima mostra, si intitola A scanso del equivoci, shit, cioè merda, di Serrano. E anche qui, se voi leggete le note curatoriali, dicono che lui ha scattato le fotografie delle deiezioni animali, di vari animali in tutto il mondo. E se leggete le critiche, sono con una capacità, sono di una bellezza, un richiamo al mondo classico, la precisione della sua fotografia. E ha fotografato della merda di animali in vari posti del mondo. E Serrano è famoso per il Peace Christ, cioè vediamo dopo che ha gettato
il Cristo nell'urina e anche quella della, della dissacrazione della blasfemia è uno dei temi centrali. Infatti lo sgonzo poi vedete qua, ma è cacca, cioè ci deve essere della cacca. C'è una spiegazione filosofica che però è lunga e non ve la faccio, però se poi me la chiedete ve la faccio. Spiegazione tecnica sul kitsch a inizio secolo, c'è una spiegazione. Però se c'è cacca, lì capite che c'è sgonzo. Infatti, vabbè, non ti anticipo, perché quella della voglio raccontare quella della bellezza, perché il piacere nostro di vedere del bello, cioè il bello che rimanda, non so, a Dio, ma anche non a Dio, che rimanda a qualcosa che esiste di perfetto. Ma tu quando inviti, siamo patetici, siamo romantici nel senso peggiore, io quando invito, non dico mia moglie, non dico la mano, però quando c'è da, dico, cara, ma guarda che bel paesaggio, guarda che bel tramonto, guarda che bella chiesa, non dico cara, ma guarda che bella merda d'artista qua a casa, staremo insieme ancora. No, perché? No, perché la stavo ammirando invece, quindi ero preoccupato per me. Cara, l'ho fatto per te, ti ho comprato una scatoletta di merda. È chiaro che in modo patetico, se io voglio conquistare Udo Beatrice Gallori, che ha già il suo compagno, però se voglio, la porterò in un posto patetico a mangiare bene, poi la porterò a vedere Lugano, a Firenze, a vedere, non so. Intanto, perdono, mi scuso con tutti, perché noi stiamo anche affrontando un argomento molto serio, però con un po' di leggerezza, e questo ci dovete perdonare, perché se dovessi parlare di numeri, non gli reste, insomma. No, parliamo di cose anche che ci possono alleggerire visto l'ora. La domanda è questa: io sono un discreto collezionista di arte contemporanea e non, ho formato il mio gusto in un certo modo, cioè, come ognuno di noi l'ha formato, poi anche qui nel libro, e ripeto che il libro è molto interessante perché è vero che c'hai tantissimi aneddoti, citazioni e altre cose, ma ripeto sempre li unisci e rendi veramente la scrittura, la mando abbastanza a scrivere, molto fluida, ma c'è un passaggio che mi interessa molto, anche quello dell'entomologo e del critico, cioè due figure, uno tassonomico che deve classificare per forza, perché è un po' la società, se non ti definisce non esisti, e poi il ruolo del critico, che a un certo momento è nato, è durato un tempo, breve, lungo, non so se ci riesci, e che danni ha fatto? Diciamo, una volta da Vasari, adesso poi lo festeggiano domenica a San Leo, 500 anni del quadro di Vasari, Vasari si era limitato a scrivere più o meno una biografia, diciamo, il primo critico, diciamo, scriveva la biografia di artisti, questo è bravo, ha fatto questo. Poi, quindi questa figura dello storico era esistita fino all'Ottocento, quindi l'idea che nella linea progressiva del tempo lo storico collocava i vari movimenti o i vari artisti, è nato questo movimento, possono anche gli impressionisti. Dall'avanguardia in poi cambia. È ovvio che ci sono dei miti, cioè Marinetti che fa il critico di Boccioni, stiamo parlando di figure geniali assolutamente. Però diciamo, dopo nasce la figura del critico militante, cioè il critico, dato che voi non capite, io dico voi nel senso io, vado a una mostra e non capisco cosa mi vuole di quella mostra, ho bisogno dell'accompagnatore, quindi il critico diventa un accompagnatore che mi dice, mi dà la teoria, quello che Wolf diceva, oggi non puoi andare a una mostra senza una teoria. Quindi devi guardare quell'orecchio, ma devi guardare quegli occhi, anche perché l'estetica è stata bandita, essendo una cosa o nazista, o fascista, o ottomista, come dicevo prima, comunque abbandonata. Il critico a un certo punto può essere sempre importante, allora ci sono dei critici che fondano i movimenti, dico Marinetti, ma anche Celant, grande critico, ha una sua idea di società, prende degli artisti, come nel caso dell'arte povera, e li porta su una. Poi magari c'è più debolito lì, che lo fa un po' più divertendo, si spogliando, si mettendosi nudo, magari con meno capacità di cinema. Ma anche il critico engagé era comunque una persona che aveva un'idea, che proponeva una sua idea dell'arte rispetto alla società. Non andava bene al mercato, frenava, perché il valore dell'arte povera, che adesso vale molto, saliva in base alla capacità del critico, troppo lentamente. E allora oggi siamo nell'epoca del curator. Il curator è come se fosse quello che presentava il circo Barnum, non so, il curator, infatti è uscito un bellissimo libro che si chiama Curationism, che è stupendo, che parla della moda del curatore, adesso il curatore c'è anche al ristorante, c'è dovunque il curator, Madonna è una curator,
Labrano ci cura se stesso, poi anche il termine curator, come se fosse un ospedale di pazzi, l'arte, e chiaramente c'è uno insomma curator, questa metà tra il curatore e il curato, perché l'etimologia poi è quella, arriva da curato, procurato, curato, il curato di campagna, il curator che cura i malati, adesso curato. Il curator non deve sapere niente, non deve avere nemmeno scritto. Cioè io sono andato Johnny e Gustav Sitz come me, veniamo da lui abita a New York, più figo, e ha fatto la biennale, io sono rimasto a Gustav Sitz. Ma se voi mentre c'era l'aveva scritto, se voi andate a prendere Johnny, che ha fatto il liceo con mia moglie, che ha studiato, non ha scritto niente, ha scritto delle prefazioni dei cataloghi. Perché è un curetto, e il curetto cosa fa? Sceglie. Ma quindi sceglie, vado alla biennale, sai la cura. Tanto che dopo Zimmer il curetto è più importante dell'artista. Ma chi ha fatto questa mostra? È Johnny, ma ovviamente, e chi c'era dentro? Ma chi se ne frega? Però li ha scelti voi, quindi. Quindi, anche questa, però io temo che stia finendo anche il curetto. Perché? Perché anche lui rallenta il mercato. È un po' quello che tira sugli orsi e le foche, un orsante, ma comunque rallenta il mercato. Tanto che molti artisti si autocurano, una sorta di terapia, di autoterapia psicologica, e bypassano, come nel caso famoso di Amianista, bypassano anche il gallerista e vanno direttamente all'asta fregando il gallerista, tanto che lui lo sa benissimo in questa famosa battuta Londra, il Amianista ha messo 100 pezzi direttamente in asta e ha guadagnato 120 milioni di sterline, perché i galleristi hanno dovuto ricomprare. Perché sennò ovviamente se andavano in un battuto e calava il prezzo di quelle che avevano in magazzino, quindi è stata una roba geniale, dei miei maestri, Jeff Koons, sono dei maestri più di mercato economico, di arte ovviamente. Quindi, e adesso ci troviamo il curetto, quindi quando mi dico chi fa il curetto, dico no, non ancora, ma non posso ancora dire messa, ma mi attrezzerò per la prossima. Intanto faccio un secondo, Aspetta che te la introduco questa, perché stavo ricordando lì, te la introduco. A un certo momento il libro sale, molto interessante, e sul capitolo, devo dire, sesso e religione, altre cose così, per me fai una discesa, ma non una discesa, ma proprio una discesa, mi sembrava di entrare in un girone dantesco, capito, il titolo è Dalla scatologia alla coprofilia, insomma, tutta una serie di titoli, capito, che avevano a che fare forse con altri temi, io ho detto, ma sto leggendo questo, giusto? E insomma, quindi scendi proprio giù, nel profondo, fai vedere proprio l'anima nera di tutto questo e dove noi siamo.